Vedono un futuro incerto i ragazzi italiani, specie quelli che vivono in condizioni di povertà, e sono tanti, uno su dieci, più di centomila tra i quindici e i sedici anni, e molti di loro, quasi sette su dieci, temono che il lavoro non consentirà comunque di uscire da questa condizione. Un quadro complesso con molte ombre, quello che traccia Save the Children nella ricerca domani impossibili, presentata a Roma in apertura della Due giorni: Impossibile 2024, costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti, la biennale che l'organizzazione non governativa dedica ai diritti dell'infanzia. Per questi ragazzi e ragazze, se le aspirazioni per il futuro sono molto simili a quelle dei loro coetanei, le reali prospettive di vita sono tutte molto faticose. Le più scoraggiate sono le ragazze. Anche indipendentemente dalla condizione economica, sono ragazze che pensano con grandi aspirazioni al loro percorso di studio, ma con grande eh, difficoltà e amarezza a quello che sarà il loro incontro nel mondo del lavoro. Tanti non possono permettersi scarpe nuove, cibo, vestiti, anche se ne hanno bisogno. Molti di più iniziano l'anno scolastico senza tutti i libri di testo. Ragazzi consapevoli della loro condizione, che vedono i genitori preoccupati per la mole di spese da affrontare in famiglia. Famiglie che fanno fatica a garantire il necessario anche ai propri minori, e una famiglia che fa fatica anche ad avere. Una rete sul territorio che è capace di supportarla. Caritas poi sottolinea come viva in povertà assoluta il 14,7% dei bambini tra gli 0 e i 3 anni, molte le famiglie che non riescono a sostenere le spese per pannolini, vestiti, latte in polvere, medicinali e visite specialistiche pediatriche.